Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno a voi. Siamo in collegamento con Facebook. Ci siamo qua. Siamo per fare questa prova oggi che riguarda proprio, insomma, una piccola rassegna stampa mattutina che non è esattamente una rassegna stampa, ma è più che altro una discussione o comunque un incontro al mattino con un caffè. Io ho già pronto qua due tazzine di caffè, non una, perché ci vogliono. E vediamo un po' appunto di parlare. Intanto io presento chi c'è con me. Intanto c'è Isa Maggi, con la quale appunto stiamo facendo questa sperimentazione ormai da un mese e mezzo, con gli Stati Generali, perché portiamo avanti appunto il discorso degli incontri serali con ospiti eccezionali o comunque ospiti che abbiamo preso in carico, diciamo così, durante questo periodo pazzesco del coronavirus. Però intanto approfittiamo appunto per incontrare tante donne e uomini con cui parlare di tanti argomenti. C'è anche Rosaria Nelli, che la saluto, anche lei degli Stati Generali. E poi Vittorio Montella, insomma, musicista che sta, insomma, lui è di Gaeta, mitica Gaeta, e salutiamo tutti gli amici gaetani che ci stanno, magari che ci ascolteranno perché sicuramente poi verranno in diretta su Facebook. E tra l'altro stasera vi volevo dire appunto che per parlare di Gaeta alle 21 invece ho un'altra diretta Facebook proprio con Formia TV. Formia TV, quindi cioè quando si arriva dopo Latina per andare a Gaeta bisogna scendere col treno proprio a Formia, quindi cioè siamo tutti oggi c'è un circolo tra Roma, Milano, Pavia e poi Rosaria, no? Anche Rosaria, insomma, lei sta invece, insomma, a Matera. Tu sei in Abruzzo, no? Io sono in Abruzzo, Tu sì. sei in Abruzzo, Bomba non si a chiama, Matera. Bomba in provincia di Chieti. Ah, a Bomba, caspita che bel nome che c'ha il tuo paese. E quindi insomma diciamo che noi stiamo facendo questi incontri che ogni sera vanno sugli Stati Generali online naturalmente con questi incontri di Zoom proprio sulla piattaforma Zoom e portiamo proprio a conoscenza di persone che ci vogliono seguire tanti argomenti. Allora Isa, oggi partiamo con questa sperimentazione, diciamo così, come una rassegna stampa un po' particolare, nel senso che parliamo dei fatti della settimana, però visti da noi, no? Visti proprio in modo diverso. Infatti, se ci vuoi magari dire qualcosa rispetto a quello che sta succedendo con le proposte proprio degli Stati Generali in questo periodo, quali sono le proposte più importanti? Dunque, noi ci siamo mossi un po' prima perché avevamo pronta l'idea di attraverso Adotto una lavoratrice, il sito www.adottonalavoratrice.it, di metterci a disposizione delle donne in fragilità che sono vittime di violenza, che sono in difficoltà, di accedere direttamente alla piattaforma prenotando una conversazione, una consulenza, un incontro con degli specialisti. Quindi, quando abbiamo visto che non potevamo più organizzare l'8 marzo, perché eravamo in vista dell'8 marzo, in tutti gli incontri che avevamo programmato, abbiamo scelto il 27 di febbraio di iniziare a fare appunto questa Stati Generali delle Donne online, prima la versione 8 marzo e poi abbiamo continuato, stiamo continuando tutte le sere alle 18:30 con due eventi. Il primo proprio alle 18:30 in cui parliamo personaggi, invitiamo persone, uomini e donne, a parlare intorno a un tema su due fili conduttori. Abbiamo trovato due fili. Il primo è quello di come affrontare questo momento evitando le paure, evitando la malinconia, cercando di superare se stessi, perché è difficile. Pensavamo all'inizio che fosse una semplice influenza, invece ci troviamo di fronte a un dramma mondiale. E quindi anche così queste difficoltà di vivere il quotidiano. Quindi abbiamo invitato psicologi, psicanalisti, sociologi, insomma, c'è un filo conduttore. Poi l'altro filo conduttore invece è la ripresa, cioè da dove si riparte, come. Quindi abbiamo cercato di far parlare persone che hanno una visione, che immaginano un futuro e per poterlo ricostruire.
E questo è, diciamo, anche lo spirito per stasera. Stasera abbiamo ospite un europarlamentare, il Brando Benisei, al quale chiederemo come l'Europa si pone di fronte a questa crisi e che cosa farà concretamente per tutti i cittadini, in particolare per noi italiani e italiane, perché abbiamo tante idee, tante proposte, dobbiamo superare la crisi della liquidità. Le persone vivono drammaticamente il futuro economico e quindi hanno anche paura, soprattutto non solo del virus, di prendersi il virus, ma anche di come poter gestire i prossimi mesi senza denaro in tasca. Questo è il problema. Infatti, ho visto che Rosaria sta bevendo, ha bevuto il caffè, quindi insomma sei assolutamente in tema. Adesso Mi dispiace non potervelo, virtualmente ve lo offro. guarda, lo bevo anch'io perché anch'io insomma mi sono preparata prima la caffettiera. Tu, Vittorio, ce l'hai il caffè? Eccolo, l'ho portato da sopra perché io sono nel mio studio, mi sono fatto il caffè, già ne ho preso uno. Certo. Ho fatto colazione, latte, cornetto, beh, ho fatto colazione. E ora poi mi sono fatto un altro bel caffè, ho detto me lo porto giù nello studio mio, eccolo qua. Buon caffè a noi. Buon caffè. Allora, Vittorio, invece ti volevo chiedere, tu lì nella, insomma, nei tuoi paraggi, diciamo, come stai vivendo questa situazione? Come la vivi? Guarda, qui noi logicamente siamo tutti a casa e non si esce, anche se abbiamo un bel parco sotto, ma logicamente è giusto così, non si esce perché bisogna un attimo anche essere obiettivi e realisti sulla cosa, non dobbiamo fare assembramento, non dobbiamo, insomma, portiamo un sacco c'è un sacco di gente in giro che non condivido assolutamente questo. E niente, però voglio dire, i supermercati, cioè le cose ci sono, si vive discretamente, insomma, io sono a fare la spesa, quindi gli scaffali sono pieni, quindi diciamo per quello non è un problema, quindi è inutile fare queste corse che poi non servono a nulla, perché la roba la trovi. Poi vivere così, stai il giorno a casa, cucini, ecco, tu sai, tepidi, no? I piatti. Vi invito a vedere le ricette di Vittorio, che Infatti, adesso è qui, tra l'altro, perché mi guarda, piace anche cucinare. proprio ieri ho intervistato il sindaco di Borgo Mezzavalle, che lui è proprio ed è un paesino bellissimo in provincia di Verbagna, quindi insomma vicino al Lago Maggiore, un posto fantastico. Poi vicino c'è Macugnaga, Mottarone, insomma, quindi dei luoghi meravigliosi. E tra l'altro, Borgo Mezzavalle è proprio il paese da cui è proprio nato lo slogan e il simbolo dell'arcobaleno dei bambini, perché è proprio lì, nella sala provinciale di Borgo Mezzavalle, che un bambino ha esposto questo striscione, questo lenzuolo con il disegno, e da lì poi le maestre, le insegnanti hanno cominciato insomma, a vedere, no, quello che stava accadendo, e hanno proprio notato questo striscione e hanno proposto di metterlo nei negozi, di metterlo nei balconi, di metterlo dappertutto. E quindi proprio il paesino veramente di 400 anime che ha portato questo bellissimo esperimento, che poi è diventato un simbolo nazionale, no? Quindi veramente è stata una scoperta anche per me quando l'ho intervistato, e lo saluto, Stefano, è veramente Bellotti di cognome, ed è tra l'altro lui sta facendo proprio quello che è un po' lo spirito per cui è nata anche insomma, questa rassegna stampa mattutina, perché noi riprenderemo con gli Stati Generali, quindi con ISA, ogni settimana faremo questa rassegna stampa, che poi sarà il racconto del Made in Italy e della solidarietà, perché proprio racconteremo quello che sta accadendo nel nostro paese rispetto proprio al supporto che i comuni, che le persone, cioè gente, i privati, le aziende stanno dando per questo momento. E infatti lui, Stefano, il sindaco, in pratica porta alle persone in difficoltà, agli anziani, porta
porta le mascherine, porta la spesa con la protezione civile, quindi è proprio organizzato in questo senso. E tra l'altro, un'altra cosa interessante di questo paesino sperduto, comunque molto molto bello perché è un borgo eccezionale. Tra l'altro ieri è uscito proprio l'articolo che ho scritto, quindi potete anche andare a vedere l'intervista su YouTube. In pratica lì lui ha messo in atto quell'esperimento che è nato in Sicilia, in un altro paesino piccolino, a un'ora e mezza da Palermo, dove mette in vendita, le case da ristrutturare a 1 euro. Quindi, cioè, lui era riuscito anche a portare avanti questo progetto molto bello di messa in vendita appunto delle case da ristrutturare, insomma del vecchio borgo, solo che con questo fatto naturalmente questo progetto si è fermato, però lui giustamente spera che in questo bruttissimo momento finisca presto e quindi che si riesca a fare anche questo progetto. Poi un'altra intervista appunto sul Made in Italy, sempre della solidarietà, invece l'ho fatta proprio a Laura Gaglia, che è il titolare della modisteria Galli e Peter, che insomma è molto, che è conosciuta nel mondo, perché insomma, se ci ricordiamo il cappello di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, insomma la modisteria Galli e Peter di Milano è effettivamente un punto di riferimento internazionale. Lei ha, naturalmente, dopo questo problema del coronavirus, non ha avuto il laboratorio aperto e quindi con una squadra di 30 sarte sta facendo le mascherine che fa avere a tutto il territorio di Arona, quindi del Novarese, e anche lì, insomma, i sindaci si sono attivati per andare a prendere le mascherine a casa sua, cioè che poi è diventata un laboratorio, appunto, perché lei è una sarta eccezionale, quindi si è messa proprio a disposizione per fare le mascherine per la popolazione del Novarese, così come altre 30 sarte del territorio. Insomma, quindi nel nostro paese abbiamo effettivamente una grande solidarietà. E infatti volevo chiedere a Isa anche questa cosa, cioè, secondo te questo momento riuscirà finalmente a farci avvicinare in un altro modo? Stamattina vedevo la rassegna stampa sui principali giornali e hanno fatto una riflessione che anch'io condivido su questa cosa che nelle case di tutti gli italiani e tutti i bambini, tutti i ragazzi stanno lavorando tantissimo con l'e-learning, quindi con il collegamento telematico per poter fare i compiti, i collegamenti, eccetera. Sta emergendo una bellezza italiana che noi abbiamo sempre così, forse non ha apprezzato così tanto, che è il mondo della scuola, no? Il mondo della scuola in realtà sta funzionando. Ci sono delle realtà, vedevo, che per esempio non hanno, per esempio la zona del quartiere Zen di Palermo, i bambini non hanno per esempio i computer. Anche alcune donne ci hanno segnalato che avendo in casa magari 2 o 3 bambini devono usare magari il cellulare della mamma perché non hanno il computer. Quindi c'è questa realtà che dobbiamo cercare di colmare. E ho visto che alcune regioni hanno messo a disposizione dei fondi, soprattutto per esempio in mente Regione Lombardia, che ha fatto un bando nei giorni scorsi per acquistare, per dare contributi per acquistare iPad, computer, eccetera. Quindi questa cosa della scuola ci deve servire a far capire una cosa, che tutti noi in questo momento ci stiamo assumendo una grande responsabilità. Se io quando un mese fa raccontavo a tutti, cioè un mese fa anche di più, ma comunque l'ho reso un po' così vivo per questa cosa dell'economia e della condivisione. Non possiamo più immaginare un modello economico dove ciascuno è solo, no? Siamo tutti solidali, siamo tutti responsabili e quello che succederà è il dover condividere, ma in una maniera bella, quello che è il nostro futuro, perché questo battere di ali del pipistrello di Wuhan ce l'ha fatto bene, ce l'ha detto benissimo Grammenius Mastroianni l'altra sera quando è venuto in aula. Lui aveva studiato questa matrice, l'aveva chiamata anni e anni fa la matrice di Gaia, quindi quando io l'ho ritrovata per me è stato un ulteriore pezzo di illuminazione della mia Certo. vita. E ho capito che quello che succede, per esempio, nel vulcano sperduto nell'oceano, le polveri che emana possono determinare così delle conseguenze inimmaginabili, non so, sul piano,
sui piani aerei di un determinato paese, e da lì ci scatena tutto un altro meccanismo che ha altre influenze. Quindi questa interconnessione adesso è molto chiara. Quindi non possiamo più dire io faccio una cosa e tu non sei con me responsabile. No, siamo tutti responsabili nella stessa maniera. Siamo connessi. Quindi dobbiamo per forza immaginare che se dobbiamo andare avanti, e sarà difficile, il futuro non è facile, dobbiamo essere connessi, connessi e solidali. Questo secondo me sarà difficile da far diventare dentro di sé una variabile forte, ma dobbiamo accettarlo e viverlo, agirlo. Dobbiamo diventare anche dei piccoli esempi, cioè dobbiamo dare esempio di questa nuova realtà. Quindi anche questa spesa solidale che si sta organizzando in alcuni comuni, adesso io ve lo dico perché la nostra referente per il Friuli Venezia Giulia, Paola Carboni, l'ha organizzato con la Commissione Regionale di Parità, quindi la spesa sospesa, come dicevi tu Ketty, è un altro aiuto di esempio di solidarietà dei territori. Certo, bellissimo. Andare a fare la spesa, si lascia in determinati luoghi e chi non può fare la spesa può andare a ritirare. È un po' la storia del caffè sospeso che era nato appunto a Napoli nel sud, no? Adesso abbiamo la spesa sospesa e questo mi sembra un bel esempio dell'Italia che conta, dell'Italia che vale. Infatti, guarda, tra l'altro, appunto, parlando di problemi che stanno uscendo con questa situazione, e tu Isa sai benissimo, perché sei insomma sei un dottore commercialista, quindi sai benissimo tutto quello che anche fa parte della tua professione, quello che sta accadendo anche rispetto ai supporti, agli aiuti che almeno come me, insomma, gente che fa freelance, naturalmente in questo momento è in mezzo al guado, perché abbiamo visto il primo aprile, è stato proprio il primo pesce d'aprile, quello che non siamo riusciti assolutamente a collegarci al sito dell'INPS, che effettivamente era intasato logicamente, però questa cosa doveva essere un attimo considerata, perché è evidente che se tu fai un decreto dove dici che ne puoi prendere 600 euro per il mese di marzo e poi non metti in condizione le persone di collegarsi al sito e fare in modo che non si impalli come se fosse un sito insomma di piccole dimensioni, veramente lì vuol dire anche in che situazione siamo anche a livello digitale, no? Comunque tecnologico, perché l'INPS è l'INPS, insomma, dovrebbe effettivamente avere una potenza anche rispetto a quello che è poi l'erogazione di questi contributi, che sono veramente un piccolo sostegno per i lavoratori che hanno perso tutto in questo momento, come proprio per quello che riguarda la propria attività autonoma. Quindi anche quello che ti volevo chiedere è questo, cioè in questo momento veramente che siamo in una situazione di grande disagio e di emergenza naturalmente sanitaria, questa è la prima cosa che naturalmente viene subito all'occhio, ma poi sarà l'emergenza economica, perché naturalmente cioè noi siamo veramente ancora in tutto in divenire, cioè non sappiamo, perché siamo tutti sotto fase di esperimento. Quindi anche questo che riguarda il sostegno, gli aiuti, cioè riusciremo a diventare un paese che può effettivamente dare la vera solidarietà, ma anche dal punto di vista economico, secondo te? Guarda, quando l'altro giorno abbiamo cominciato a chiedere all'INPS questi famosi 600 euro, ci siamo trovati molto imbarazzati, perché davvero noi come dottori commercialisti avremmo dovuto avere il canale privilegiato per poter accedere e presentare la domanda per i nostri clienti. In realtà quella notte io sono riuscito a presentarne due. Quando ho chiamato la segreteria del mio ordine mi hanno detto sei stata fortunata perché noi non ce l'abbiamo fatta. Quindi da ieri abbiamo cominciato a chiedere tutti i PIN dei clienti, e anche lì chiedere il PIN, che sembrerebbe una banalità, chiedo il PIN all'INPS, non arriva. Perché? Perché sono intasati. Allora, questa cosa ci fa capire? Che doveva essere prevedibile questo immenso traffico. Cioè, l'INPS ha speso 1 miliardo negli anni per costruire una hardware informatico, una scatola informatica enorme per accedere a tutti i servizi dell'ordinarietà, quindi le pensioni, le NASPI, tutte queste cose. Però questa emergenza non l'hanno affrontato probabilmente nella maniera giusta, così come tante altre cose, no? Perché dobbiamo dire anche questo, che il timore è che queste famose cabine di regia tecnico, scientifiche, eccetera, non le affrontino il problema nella sua drammaticità. Questa è la mia paura più grossa, non tanto del virus
E anche in questo caso l'INPS purtroppo è la dimensione. Noi siamo ancora qua. Le previsioni appunto per questo avrebbero appunto dovuto potenziare le reti, potenziare tutto, cioè invece non è stato così, non è stato così. 5 milioni di italiani e di italiane che si affacciano all'INPS e non riescono ad accedere, è una vergogna. Perché? Perché ci sono state date informazioni sbagliate. Prima è stato detto da parte dell'INPS, non dai giornali, cioè ci sarà un click day, quindi tutti preoccupati, perché se non affronto il click day, non digito subito, la mia domanda non viene accettata. La seconda volta è stato detto, sbagliando ancora, però ci sarà una graduatoria, quindi chi prima arriva meglio alloggia, e anche lì secondo errore. Poi hanno liberato e hanno detto non preoccupatevi, i soldi ci sono per tutti. Ma se devono pagare entro il 15 di aprile, Appunto. e noi il 15 di aprile non siamo riusciti a presentare le domande perché non abbiamo il PIN, il famoso PIN, chi ce l'ha? Quello vecchio lo deve prima revocare perché non funziona più quello vecchio. Quindi io sto dando informazioni a tutti, dovete revocare il PIN che avevate, richiederne uno nuovo e mettervi ad aspettare che arriverà sul vostro cellulare con un SMS il nuovo PIN. Con questo PIN lo comunicate, ce lo comunicate e noi prepariamo gratuitamente queste domande all'INPS. Ecco, questo senso della solidarietà è anche questo, cioè metterci a disposizione con le competenze che abbiamo, no? Certo, infatti appunto tra l'altro lo sai benissimo, è un mio problema, nel senso che io ho chiesto il codice PIN all'INPS, proprio quello che si fa, insomma, quando si chiede per avere le informazioni, per vedere la tua situazione, la tua posizione, perché io comunque. Arriva direttamente il numero sul cellulare delle persone, come SMS. Quindi Ok. diciamo questa cosa. Giustamente sarebbe necessario più informazioni, come stai dando tu ora, però appunto i media. Sì, è vero, c'è una grande confusione. C'è una grande confusione che crea disagio, perché se ci dicessero le cose effettivamente diversa, lo diceva ieri la Cristina Cabras, che è del nostro comitato scientifico, lei è una psicologa, e diceva c'è un problema di mancanza di comunicazione e per cui le persone hanno paura perché non riescono a prefigurarsi il futuro come sarà, basta dirci le cose come stanno, poi noi ci abituiamo, ci adattiamo, cerchiamo di capire, cerchiamo di aiutarci, ma ci devono dire la verità. Certo, guarda, noi adesso abbiamo pochissimo tempo ancora, comunque è stata una, diciamo così, un primo esperimento del nostro incontro del sabato mattina, sicuramente lo rifaremo perché poi cercheremo di coinvolgere tante persone, poi lo faremo direttamente sulla piattaforma Zoom degli Stati Generali, quindi in questo caso l'ho fatto sulla mia e quindi è evidente che poi invece ci organizziamo molto meglio per settimana prossima. Online, che poi comunque manderemo sempre tutte le informazioni. E allora io vi saluto. Ciao, ciao Vittorio, ciao Isa. Noi tanto ci Allora, ve ciao a tutti, eh. tanto ci Ciao, ciao. vediamo questa sera appunto con l'incontro con insomma sempre con gli Stati Generali, però stasera incontriamo Isa, vero? Il deputato del Parlamento europeo, no? Benifei. Stasera abbiamo l'appuntamento con Brando Benifei alle 18:30 sulla piattaforma degli Stati Generali delle Donne Online. Abbiamo postato e stiamo postando il link per poter accedere. L'ingresso ovviamente è libero a tutte. E abbiamo raccolto molte domande, stiamo raccogliendo domande da rivolgere al nostro ospite perché in questo caso l'Europa è fondamentale. O l'Europa adesso prende la giusta direzione oppure il rischio è quello di vedere una disgregazione dell'Europa. Quindi speriamo appunto di ascoltare parole così, di ottimismo e soprattutto di concretezza dalle parole di Brando Benifei stasera alle 18:30. Va bene, ciao ciao Rosaria, ciao insomma a tutti quanti. Adesso comunque potrete rivedere questa diretta su Facebook, che l'abbiamo condivisa su Facebook. E quindi insomma, buon lavoro a tutti noi che cerchiamo di portare almeno solidarietà, ma anche informazioni concrete. Questa è la cosa importante. Buon caffè ancora a tutti noi e alla prossima. Quindi in questo caso stasera io poi avrò anche un incontro con Formia TV, appunto. Ciao Vittorio, allora buon caffè, vedo che stai bevendo Grazie ancora il anche caffè. Allora adesso finisco anche il mio, quindi buon fine settimana, chiusi nelle nostre case, però insomma nella speranza che questo disastro finisca molto molto presto.
Buona giornata a tutti voi, grazie. Ciao, ciao. Ciao.